Oggi inizia un format che sicuramente sarà utile a molti di voi, ma soprattutto è molto carina come idea, secondo me, per questo periodo natalizio. Benvenuti in Gio Consiglia, un format nel quale io periodicamente, poi la cadenza la deciderete voi in base ai like e ai commenti che mi farete qua sotto, vi consiglio appunto le cose più svariate, quindi da profili Instagram, canali YouTube, cose, negozi, marche, insomma, qualunque tipo di cosa, anzi esprimetemi le vostre preferenze se avete bisogno di qualche consiglio appunto. Quello che voglio fare oggi è un pensiero per i piccoli artigiani su Instagram. Dato il periodo che ha bloccato molte attività, ho pensato che sarebbe carino con i regali di Natale supportare appunto queste piccole realtà commerciali. Mi sono mossa per dare la possibilità ad alcuni, ovviamente non a tutti, gli artigiani che conosco su Instagram, che fanno delle cose pazzesche tra l'altro, per dare spazio appunto a loro e alle loro creazioni in modo da dare qualche consiglio utile appunto per i vostri regali di Natale. Mettetevi comodi e andiamo a incominciare. La prima persona che vi presento è Giada, che trovate su Instagram come Tana del Riccio. Giada crea dei gioielli bellissimi, fantastici, in resina con fiori e piante. I pendenti che crea lei sono fatti in resina e fiori veri, quindi comunque c'è questa componente naturale che è molto molto carina secondo me. La trovate anche su Etsy, sito nel quale si raccolgono i piccoli artigiani. E in questo momento, se vi può interessare, c'è l'opzione aggiungi ai preferiti, quindi aggiungendo i suoi prodotti ai preferiti si ottiene subito uno sconto del 10% sugli acquisti. Il prezzo varia a seconda della creazione tra i 15 e i 20 euro. Online trovate anche i mandala delle 4 stagioni, che sono dei pezzi unici e quindi sono assolutamente imperdibili e super particolari da regalare per Natale. Ogni articolo è confezionato singolarmente con dei sacchettini ricamati e all'interno di questo sacchettino trovate anche dei semini da poter piantare, quindi per rendere la creazione ancora più originale, il regalo ancora più originale, in modo che abbiano sia il gioiello sia il semino da piantare. Nella bio su Instagram troverete il link al suo Etsy shop. Se avete bisogno di qualche informazione in più, la potete trovare sul suo profilo e sarà molto gentile. Io la conosco perché è una delle mie follower più partecipi e quindi è una ragazza gentilissima, Giada, quindi scrivetele in tanti. La seconda artigiana che vi voglio presentare è Alessia, che trovate su Instagram come gioielli in carta Hello You. Alessia ha 25 anni ed è di Pistoia e come hobby, ma soprattutto come grande passione, ha il quilling, che è appunto il riciclare la carta di qualunque genere, carta, cartoncino, cartoni della pizza, e ci fa delle creazioni personali dal packaging di ogni piccolo prodotto a gioielli in carta. Sembra incredibile, però appunto utilizzando la carta riciclata, Alessia crea questi gioielli che ovviamente non vanno bagnati perché non è il caso, però vengono smaltati, colorati, insomma, vengono fuori delle creazioni pazzesche, sono veramente bellissime. Lei utilizza il quilling non solo come hobby, come passione, come sfogo, ma anche come cromoterapia, che è una cosa molto interessante secondo me. Lei fa creazioni principalmente di gioielli, ma anche di artigianato di vario tipo. I suoi prezzi variano dal 5 euro fino a una ventina di euro, quindi dipende un po' da quello che state pensando, ma comunque ce n'è per tutte le tasche. Come potrete vedere dalle foto, ce n'è veramente di qualunque tipo, non solo gioielli, ma anche piccolo artigianato. Se volete delle informazioni in più, vi consiglio di andare a scrivere in direct appunto al profilo che vi sto segnalando per avere informazioni più specifiche sul prezzo di un determinato prodotto, su come vengono confezionati e via dicendo. Però sicuramente quello che è certo, da Alessia troverete veramente dei piccoli pezzi unici che faranno sicuramente felici i vostri amici e parenti con un piccolo pensiero per Natale. La terza artigiana che vi presento è Francesca di Panda Grooming. Ho trovato questa artigiana girellando appunto su Instagram e le sue creazioni sono veramente tenerissime. Se non sapete di cosa si tratta, gli amigurumi sono dei piccoli pupazzetti, dei piccoli charm fatti tutti interamente all'uncinetto, che vanno dai personaggi più disparati, dai personaggi dei cartoni animati a magari delle persone addirittura trasformate in amigurumi, simboli particolari che mi possono stare a cuore, e ci sono anche ultimamente delle decorazioni natalizie specifiche. Mi piacciono molto le creazioni di Francesca perché appunto sono pezzi unici anche quelli. Chiaramente, se uno è interessato a un pezzo già fatto, lei è disposta a ricreare appunto lo stesso prodotto, però dipende un po' dalla manifattura. Francesca ci tiene a precisare che gli amigurumi non hanno una valenza
particolare, se non l'essere molto carini, sia come portachiavi magari o come soprammobili, insomma, un amigurumi in casa è una di quelle cose che rende carina e accogliente la casa, soprattutto se è personalizzato. Le sue creazioni vanno dai 15 ai 20 euro a seconda del tempo impiegato, a seconda del soggetto, però se volete avere informazioni più specifiche sulle sue creazioni potete sicuramente contattarla attraverso Instagram e sicuramente lei vi darà delle informazioni più specifiche, ma io adoro tantissimo le sue creazioni, sono veramente carinissime, lei fa tutto a mano, tutto all'uncinetto, ha tramandato questa attività da sua mamma che le ha insegnato molto piacevolmente, ma soprattutto ha rivoluzionato un po' il suo mondo nel tempo libero, quindi contattatela perché è veramente brava. Un'altra persona pazzesca che ho scoperto è Chiara Antonini di Casilda Joil. Lei fa di tutto, fa veramente di tutto in qualunque materiale, con qualunque cosa. È pazzesca, le sue creazioni sono bellissime, fatte benissimo e vanno dalle cose più disparate, dalla cartoleria ai gioielli, ai soprammobili, agli utensili, c'è veramente di tutto e se non ci credete date un'occhiata appunto alle sue creazioni qua in foto, oppure ancora meglio andate a contattarla su Instagram. Le sue creazioni anch'esse sono un po' per tutte le tasche, ma diciamo che si alzano un pizzichino i prezzi, ma perché le sue creazioni sono fatte veramente bene con dei materiali super belli e hanno questo sapore un po' vintage e vanno più o meno a grandi linee dai 25 euro ai 60 euro, ma sicuramente lei saprà consigliarvi molto meglio per quanto riguarda i vostri acquisti. E anche lei la trovate su Etsy Shop, trovate sempre il link nel suo profilo di Instagram che vi sto consigliando qua. Comunque Chiara, bravissima, a me piacciono veramente tanto le tue creazioni, ma soprattutto sono veramente particolari e spaziano veramente da tipologia di gioiello, giocattolo, fino all'arredo, quindi ragazzi ce n'è veramente per tutte le tasche e per tutti i gusti. Quarta artigiana che vi presento è Francesca Gollini di Fuori dai Margini. Mi ha voluto proprio specificare ogni tipo di creazione che fa, dato che anche lei dispara da una creazione all'altra, sempre con materiali riciclati, ma soprattutto lei è una persona molto molto fantasiosa, crea delle cose anche su ispirazione del momento, quindi adesso vado nello specifico a spiegarvi di cosa si tratta. Una cosa che è sempre un evergreen nei regali di Natale, ma nei regali in generale, è gli acchiappasogni. Acchiappasogni che vengono fatti con la tecnica del macramè, ma anche in generale intrecciando fili e via dicendo, la sua fantasia si sprigiona con gli acchiappasogni. Poi ci sono anche i portami con te, che sono dei carinissimi portachiavi con un charm, quindi con un ciondolino, per custodire ogni genere di porta, dice lei, quindi insomma anche quelli sono personalizzati a seconda di quello del messaggio che si vuole dare, li trovo molto molto carini. Un'altra idea molto carina sono le scartabelle, che sono semplicemente dei fogli di carta nel quale vengono pressate delle cose naturali, che siano fiori, foglie, insomma oggetti naturali. Con queste scartabelle lei crea anche delle scatoline che vengono utilizzate principalmente per un tipo di creazione nuovo, che sono le lucifere, o meglio la lucifera, che praticamente è una candelina profumata e incisa, candeline fatte da lei, un dono semplice che però può restituire speranza e gioia a chi lo riceve. Lei usa le sue scartabelle per fare non solo il packaging, ma anche in generale i bigliettini, insomma anche qua troviamo tutto artigianale. Al di là dei prodotti che mi piacciono molto, sono molto molto carini, anche il packaging è assolutamente bellissimo, quindi sarà apprezzato in toto. Per quanto riguarda i prezzi, qua vi conviene chiedere direttamente a lei, perché anche lei preferisce comunque valutare ogni tipo di richiesta e prezziarla tra virgolette nel privato, quindi comunque andate a chiedere, ma sicuramente anche qua ce ne sarà per tutte le tasche. Un'altra persona molto molto carina, Aurica di Acchiappasogni. Lei incentra principalmente le sue creazioni sugli acchiappasogni, che sono appunto questi bellissimi oggetti da arredo, da decorazione della casa, che hanno questa leggenda dietro per il quale i sogni brutti vengano raccolti da questi oggetti e quindi si possa dormire meglio. Molto molto carino, come ho detto prima gli acchiappasogni sono degli evergreen e pensate che lei ha iniziato con la creazione di questi acchiappasogni partendo da un centrino per la casa, quindi da lì è partita tutta questa sua fantasia nel creare acchiappasogni che sono uno più bello dell'altro, ma soprattutto secondo me a richiesta possono essere anche personalizzati come
colori e via dicendo a seconda della persona a cui lo volete regalare. È uno di quei regali appunto evergreen che vanno sempre bene. Quando non sapete cosa regalare a una persona, una chiappa sogni è sempre gradito, sempre che questa persona non sia la classica con i piedi per terra, che non crede nemmeno un briciolino nelle cose magiche appunto, ma anche solo nelle cose belle. Scrivete ad Aurica sempre su Instagram e vi darà informazioni su prezzi e tipo di creazioni, ma sicuramente vi sarete già fatti un'idea guardando le foto. Parliamo invece di ricamo, e chi meglio di Roberta Zito Ricami può aiutarci in questo senso. Gli oggetti ricamati non sono da tutti, perché sicuramente il ricamo fa parte ancora di una tradizione dell'hobbistica che è propria di molti artigiani, ma Roberta ci mette proprio il cuore. Fa tutto handmade, quindi è tutto 100% handmade, e i suoi prodotti vanno dalle cose più disparate, dal ricamo in sé al fazzolettino, lo straccetto, la trousse, insomma c'è di tutto. E tra l'altro anche io ho ricevuto, grazie ad un giveaway, una bellissima trousse a tema Sicilia, poco prima di partire per la Sicilia quest'estate, perché lei appunto viene dalla Sicilia, ma spedisce in tutta Italia. Sicuramente la potete contattare. Ci tiene a precisare che comunque in base alla richiesta, quindi in base a quello che si richiede o via dicendo, lei può stabilire un prezzo adeguato anche al budget. Quindi anche uno che magari non sa che cosa regalare, ma gli piace l'idea di regalare qualcosa di ricamato e personalizzato, può chiedere tranquillamente a Roberta, e Roberta vi saprà indirizzare magari su un pensierino carino in base al budget che avete a disposizione. Quindi assolutamente contattatelo. Oltretutto Roberta è veramente una persona d'oro, che ho avuto modo di conoscere attraverso i direct di Instagram, e crea delle cose veramente carine. È proprio quel tipo di ricamo un po' old, che però piace tanto, semplice ma allo stesso tempo molto elaborato. Quindi contattatela, perché è proprio una cosa particolare quella che fa lei. Conclude questo elenco di piccoli artigiani su Instagram, ma credetemi che ce n'è veramente tantissimi, basta smanettare un attimino, ma io vi consiglio questi che ho portato nel mio video, perché almeno avete un'idea più o meno di cosa stanno facendo. È Laura di Laura Art. Lei principalmente lavora all'uncinetto, un'altra ragazza che grazie alla madre, quindi grazie alle tradizioni familiari, ha conosciuto questa bellissima passione che le ha un po' svoltato la vita, perché è arrivata questa passione in un momento assolutamente buio della sua vita, e da lei potete trovare veramente qualunque cosa, dalle decorazioni natalizie, i pupazzetti, le bambole, oggetti d'arredo, copri cose, e quindi anche da lei vi consiglio di contattarla privatamente su Instagram, in modo da definire un budget e definire un po' il tipo di creazioni che potete andare a richiedere. Fa tutto su richiesta, è aperta alle nuove idee, quindi se avete in mente "voglio regalare quella cosa lì", sicuramente Laura vi potrà aiutare nella scelta, ma soprattutto secondo me, per il tipo di persona che è molto fantasiosa ma soprattutto molto anche pratica, sicuramente potrà ideare insieme a voi un piccolo pensiero fatto col cuore, e ce n'è anche qua per tutte le tasche. Sicuramente con questi 8 artigiani che vi ho presentato avete già mille idee per i regali di Natale. È sempre meglio andare ad affidarsi a persone che fanno le cose con le proprie mani. Andate almeno a dargli un'occhiata, e soprattutto se voi avete già fatto i vostri regali di Natale, consigliate e spolliciate tutte le loro creazioni, in modo che anche loro possano farsi conoscere sempre di più, perché meritano, ve l'assicuro. Io sono molto contenta di aver fatto questo gesto, perché sono 8 persone splendide, meritano comunque di essere conosciute non solo per le loro creazioni ma anche proprio come persone. Quindi se non le conoscevate, vi suggerisco di andarle a seguire subito. Spero di avervi dato dei consigli ottimi e buoni. Comunque anche su Instagram troverete nelle mie stories dei post dedicati a queste artigiane, e anche ad altre che magari non hanno fatto in tempo a raggiungermi per la registrazione del video. Se ne avete altre da consigliarmi, fatemi sapere qua sotto nei commenti, o se voi stessi siete degli artigiani e volete farvi conoscere, siete liberi di promuovere i vostri siti e i vostri shop qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social, dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un piccolo like di supporto, e se pensate che questo gioconsiglia possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, e penso proprio di sì dato che è un periodo nel quale si fanno i regali di Natale, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio sulla piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per questo avvento di Gio, solo su Giocate Books Writer. Un bacione, ciao ciao!